Cortoreto si appresta a vivere una delle tappe del Giro d'Italia. Il 18 maggio prossimo la cittadina rivierasca ospiterà la partenza della tappa Tortoreto-Pesaro di 235 km, presentato l'evento con la partecipazione del commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani, e la campionessa Marta Bastianelli, abruzzese di adozione per aver sposato l'ex corridore professionista Roberto De Padre di Notaresco. È una cosa, un qualcosa di rinascita anche per l'Abruzzo dopo comunque il terremoto, eccetera. Quindi sono veramente felice che il ciclismo e l'armonia possa tornare in mezzo a questa gente. Fresca del titolo conquistato nel Giro delle Fiandre, Marta Bastianelli auspica che un giorno anche il Giro d'Italia al femminile possa di nuovo far tappa in Abruzzo e magari proprio da queste parti. Intanto guarda al suo futuro prossimo, ai campionati italiani. Noi abbiamo già organizzato una tappa del Giro d'Italia femminile qui in Abruzzo 2 anni fa, grazie alla famiglia di mio marito Roberto De Padre, mio suocero Adriano De Padre e tutta la Ferrometal. E quest'anno organizziamo il campionato italiano, è un evento molto importante e sicuramente molto importante. Impegnativo, però volevamo riportare un po' di femminile qui in questo paese, ci siamo riusciti, quindi mi auguro che vada tutto bene, mi auguro che insomma ci diano una mano anche un po' la regione per la viabilità, perché ci sono alcune strade da sistemare, e quindi insomma noi siamo pronti e spero che anche il paese ci possa sostenere. Il ricordo va anche alle emozioni vissute in occasione del Giro delle Fiandre. Oggi ho un po' realizzato l'evento che è successo, quindi sono molto più soddisfatta che quel giorno, perché insomma, come potete capire, quel giorno lì poi non è che ci si capisce proprio tanto. Diciamo che noi non siamo abituati a queste gare, vincere queste gare è un qualcosa di eccezionale per quei paesi lì, va oltre un mondiale, e credo che anche per me è un tassello importante per la mia carriera, quindi sono molto orgogliosa e felice. Adesso guardo avanti, ho l'Amstel, poi campionato italiano, poi ci sono i mondiali, quindi comunque la strada è ancora lunga.